col pediatra Treccani, quando spiega il termine della musica jazz, utilizza due nomi. Uno è il suo e uno è quello di Gianluigi Trovesi. Lo sapeva? No, abbiamo colpito l'immaginazione di quelli che, dei redattori dell'enciclopedia. Veramente sinonimo di jazz sono i grandi, sono Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, quello è veramente sinonimo di jazz. Diciamo che in Italia effettivamente sono quei tre o quattro personaggi un po' iconici, che può essere sottoscritto, Gianluigi, Paolo Fresu, sono quei tre o quattro che rappresentano il jazz in questo paese, però diciamo che veramente il sinonimo di jazz non sono certamente io, il sinonimo di jazz è Louis Armstrong, Charlie Parker, Miles Davis, quelli sono i veri sinonimi di jazz. Fred Hersch, con cui sto facendo parecchi concerti in questi ultimi mesi, abbiamo anche fatto un disco che uscirà a breve. Fred Hersch è uno dei pianisti più interessanti che ci sono oggi sulla scena americana, no? È un musicista molto particolare, molto con una fantasia infinita e sorprendente sempre. Infatti, per me suonare con lui è una sorpresa dopo l'altra. E come questo lo dico da un po', mi piace l'immagine, è come mi invitasse sul suo tappeto volante, da lì mi porta a qualunque zona che io non immaginavo neanche. Questo Fred, in quanto agli altri due, perché questa è la prima volta che io suono col trio, con Fred in generale abbiamo fatto tutte cose in duo, col trio gli altri due sono musicisti straordinari, Joe Baron è uno dei miei due o tre batteristi preferiti in assoluto al mondo e purtroppo ho avuto solo un'occasione di suonare insieme a lui. Abbiamo suonato una volta sola insieme, molti anni fa, con l'Iconics, in un festival e sono molto contento di ritrovarlo perché mi piace moltissimo. E in quanto a Bluegrass, anche lui è un bassista strepitoso con cui non avevo mai suonato, quindi stasera sarà un po' una sorpresa anche per me, questo, sono molto contento di questa cosa, perché se non ci fossero sorprese avrei già smesso di suonare da un bel po', perché chi me lo fa fare? Potrei andare benissimo al parco a dar da mangiare agli uccellini invece di spararmi viaggi pazzeschi alla mia veneranda età, quindi lo faccio perché mi diverto, perché suono con dei musicisti che mi nutrono, mi danno delle sorprese, mi arricchiscono, se no ne starei a casa. Sì, ma difatti non. Cioè in generale a una certa età si smette perché si rimane vincolati ai momenti della propria vita in cui si era più in forma, quando si avevano 40 anni, 30, 40, ci cioè si facevano le cose. Il mio caso è un po' particolare perché io continuo ad avere la stessa passione, la stessa voglia, ma anche perché mi scelgo i lavori che veramente so che mi stimoleranno, per cui mi mantengo non giovane perché non sono giovane, però mi mantengo in pista, grazie alle scelte che faccio, perché se io suonassi magari con altri musicisti che non mi danno quello, la cosa diventerebbe una routine, diventerebbe un ripetersi di cose che mi annoierebbero e allora non varrebbe più la pena fare tutto questa fatica, tanto più che uno per suonare non è che dice vado a suonare, è finita lì. No, uno deve quando è a casa studiare, esercitarsi almeno un paio d'ore al giorno, quindi è un impegno, quello con la musica è un impegno serio e chiede quel paio d'ore almeno tutti i giorni con questo strumento, cioè che voglio dire, non è il massimo della vita, però
serve, perché sennò poi uno va a suonare e suona malissimo. Uno, per mantenere un minimo di livello, deve esercitarsi tutti i giorni. Questo anche alla mia età, anche dopo che sono da 60 anni. Quindi è una fatica, è anche noioso tutto ciò, ma vale la pena, perché mi permette poi di andare a suonare con i musicisti che mi danno uno stimolo, eccetera, eccetera. Dopo 60 anni in cui lei fa musica, come è cambiato il suo rapporto con il palcoscenico e il momento esatto in cui deve entrare in scena? Non è cambiato per niente. È sempre un momento molto, molto eccitante e anche molto pericoloso, perché uno non sa mai, non c'è nessuno che ti garantisce che farai un bel concerto, non c'è nessuno che ti garantisce che suonerai bene. E quindi uno è sempre lì che dice: speriamo in Dio. Specialmente col mio strumento. Diceva Dizzy Gillespie, che è stato uno dei più grandi in assoluto, diceva: con la tromba tu ti svegli la mattina, prendi lo strumento, fai due note, ti esce un suono bello, senti tutto facile, eccetera, hai vinto tu. Magari il giorno dopo prendi lo strumento, il suono non ti piace, fai fatica, eccetera, ha vinto lui. È così, è sempre un'incognita, no? Cioè non c'è nulla di garantito. Quindi, che tra l'altro è anche il suo punto affascinante, perché uno perlomeno sta sempre sul filo del rasoio, e che lo costringe a stare attento, a tenere i sensi, no? Quindi praticamente alla mia età tenere allenati i riflessi, le cose, eccetera, eccetera. Che ricordi ha del tempo in cui è stato direttore artistico di Bergamo Jazz? Allora, ricordi molto belli. A me è piaciuto molto fare direttore artistico, in primo luogo perché dovevo venire tutti gli anni a Bergamo, che mi faceva piacere, perché poi l'ambiente del teatro qui è molto, molto, sono molto carini, a partire da Massimo Boffelli e Barbara, tutti. Quindi si era creata una situazione di amicizia quasi, no? Quindi era. E poi perché mi permetteva di invitare quei musicisti anche dall'America, che magari avevo voglia di ascoltare, e se non li invitavo io non c'era nessuna possibilità di ascoltarli, perché non giravano per l'Italia. Quindi e anche di conoscere personalmente un sacco di gente che non ho riconosciuto. Quindi è stata una bella esperienza. Poi Bergamo è una città bellissima. E cosa ascolteremo questa sera sul palco? L'improvvisazione. Cioè, sarà un brano solo improvvisato, così, senza neanche dirsi due parole prima. Quindi io spero che funzioni, sono abbastanza contento, insomma. Funzionerà, maestro, funzionerà. Speriamo.